ecco la luna, eccola. Pure stasera chi dorme? I fantasmi da sotto al letto, chi me li toglie? Dicembre a tutti ragazzi, qui Blur ed oggi siamo qui con un video un po' diverso perché è tipo un commentary di quelli alla Pamage che facevo un po' di tempo fa, dove praticamente c'è il gameplay e io parlo, però non in live, però in webcam, così ci metto il mio faccione e magari a voi vi viene più voglia di seguirmi. Allora, come potete vedere dal titolo, è un video esplicativo, mi sembra, e su alcune cose. Scusate se a volte non guardo la webcam, però guardo il commentary, così capisco dove sto arrivando. Allora, il commentary ha una bella build alla fine, con tanto di bonus che mi è stato donato gentilmente da chi è stato ittato. E niente, io volevo parlarvi un po' di questa. Allora, prima di tutto, il commentary non è, io posso rendermi conto che a qualcuno dà fastidio il fatto che io forse sono troppo pesante nel chiedere like sulle cose, non lo so. Io penso che ci sia gente, cioè c'è gente che è molto più pesante nel chiedere queste cose. Io un minimo le chiedo perché penso che, cioè, da qualcosa dovrò pur vedere che la gente mi segue, quindi non è che ci sta tanto su YouTube, le visual so quelle, uno chiede i like, i commenti, che sono le cose credo più importanti. Comunque, voglio dirvi che il commentary non è sul essere attivi, nel senso che vi sto chiedendo quanti siete, quanti sono quelli attivi, cioè non è uno di quei video che magari per prendersi like. È proprio un video dove io, a mio parere, ai miei occhi, vi spiego coloro che sono ancora attivi su questo canale cosa sono per me. Cioè, come li vedo io, co che tipo di persone sono, a mio parere, quelli che sono rimasti attivi su Stallions TV. Allora, lo faccio così, cazzo di cane, anche per darvi meriti, darvi credito a tutti coloro che seguono, che ci seguono. Allora, questo canale è stato un canale così tanto incostante che mi verrebbe un pochino da paragonarlo a Giuseppe Rossi della Fiorentina, che io penso voi abbiate presente, cioè una persona che ti fa 3 gol alla Juventus e la partita dopo ti si infortuna per 6 mesi, ti ritorna in campo, ti fa altri 3 gol a un'altra squadra e poi si rinfortuna per altri 6 mesi, cioè è una cosa continua praticamente. E mi verrebbe un po' da paragonarlo a lui, ma veramente dal nulla, non è che me l'ero gestito questo paragone, perché in pratica noi non abbiamo mai caricato tutti questi video, siamo stati sempre abbastanza inattivi e bla bla bla. E quindi è ovvio che si perde persone che seguono, che vedono un canale del genere, a una certa non lo seguono più. Cioè, è giustissimo. Però, ad esempio, se dovessi fare il confronto America-Italia, cioè, se io ora sono attivo da 5 mesi, sono inattivo, scusate, su The Real Blur. Se io ora caricassi un video su The Real Blur, si farebbe 160 like, 180 like, non di più, quando me ne facevo 1300 prima di andare inattivo, mi facevo sui 1000 like sempre, 1500. 2000, 3000, un video a 3000 like, da dove sono arrivati? Vabbè, l'America è una cosa a sé, però comunque anche in Italia, cioè, se io seguo un canale, il canale non è costante, io non certo magari lo smetto di seguire. Secondo me la mia fortuna è stata la nostra fortuna, perché il canale l'abbiamo mandato avanti un po' di persone insieme, ora non più, però comunque gli albori sono stati insieme. Che noi trattiamo qualcosa magari di diverso in Italia, cioè noi non trattiamo, non facciamo GTA, FIFA, facciamo COD in un certo modo, facciamo un certo tipo di serie, facciamo un certo tipo di tutorial, quindi magari quella è stata la fortuna nostra che ha fatto sì che trovassimo una certa fanbase fissa. Però dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che delle persone, in questo caso parlo di voi, che seguono un canale che è stato inattivo 8 mesi di fila, 8 mesi inattivo, un canale senza caricare, senza niente, non dando spiegazioni, magari facendo un video
sarò inattivo così tanto tempo. Quindi neanche avevi la certezza che magari sarei tornato, cioè non si aveva la certezza che Blur tornava a fare video su Stallions. Andare a caricare per me un video dopo 8 mesi che si fa 800 like, poi cominciare a caricare costantemente e vedere che si fanno 500, 600 like, quelli magari più interessanti 900 like. È bello, cioè non è che è brutto, è bello. Cioè voglio dire, io non mi sarei mai aspettato che la gente sarebbe rimasta attiva. Cioè voi, persone che siete attive su questo canale, siete magiche. Cioè veramente, raga, cioè, avete una forza di volontà incredibile. Mi sta prendendo un dolore alla gola allucinante, scusate. Cioè, non vi pensate che voi dite, magari vi sentite interpellati, ora starete pensando, vabbè, Blur non è che, cioè, non è niente di che, voglio dire, mi spunta il video nell'home page di YouTube e allora, ok, ti vengo a vedere il video. No, cioè, è difficile, allo stesso tempo significa che c'è proprio voglia di seguirmi, che a me fa piacerissimo. Ma non pensate di stare a fare una cosetta a cazzo di cane, per prima cosa perché mi fate felice a me, per seconda cosa comunque perché significa che voi siete delle persone che se prendono un impegno, questa è la bill, lo rispettate, è una cosa bellissima, è una cosa veramente bella. Cioè, io non so se seguirei un canale dopo 8 mesi che è stato inattivo, senza dirmi niente. Comunque, è finito il commentary. Io penso abbiate capito su che cos'era incentrato questo video, più su di voi che su di me, sul canale e sull'attività. E comunque, lasciate un like se vi è piaciuto, lasciate un like se vi siete sentiti un pochino così imbarazzati per i miei troppi complimenti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! A 30 anni saremo sconvolti, tutti quanti coi buchi nei crani.